Avanti, prego! Signore e signori, questa è una compagnia di maghi internazionali. Il nostro spettacolo è leggendario. Non vi capiterà più di vedere cose simili. Avanti, signori, biglietti ridotti per i bambini. Entrate, prego, da questa parte, da questa parte! Avanti, entrate! Non ti sembra che ci siano dei prezzi un po' troppo alti? Ho un presentimento. Credo che tu abbia ragione, Janet. Anch'io ho il sospetto che la banda Dronio abbia messo il suo zampino anche qui. Io voglio entrare lo stesso! Lo spettacolo è interessante! Cerca di capire, Robby Robby. Non ho tutti quei soldi. Non importa, ci penso io. Vieni con me. Cosa hai intenzione di fare? Non ti preoccupare, fidati di me. Sta scavando una galleria. Gratis sarà più bello. Voglio proprio scoprire tutti i trucchi di questi maghi. Signore e signori, il primo numero che vi faremo vedere è il proiettile umano. Un attimo di silenzio, prego. Quest'uomo entrerà nel cannone. Non sappiamo se sopravviverà, poiché il suo fisico sarà ai limiti della sopportazione. Perdo il trucco! Adesso gli faccio uno scherzetto! No, oh, ma... Ancora pochi istanti. Oh, un momento, Tonsula, il passaggio segreto è bloccato. Non so come uscire di qui, come faccio? Mi dispiace, ma è troppo tardi ormai. Non è giusto che a rimetterci debba sempre essere io. Ma misteriosamente la ragazza più bella del mondo sparirà sotto i vostri occhi senza che ve ne accorgiate. Naturalmente la ragazza in questione non posso che essere io. Tonsula, possiamo cominciare. E tu che cosa vuoi? Chi sei? Te l'hai meritato! Non mi piacciono i loro trucchi! Bisdronio, è lo stesso che ha bloccato l'uscita di sicurezza anche a me. Dobbiamo pensare alla svelta a qualche altro numero, altrimenti il pubblico rimarrà deluso di noi. Bisdronio, se mi guardi in questo modo mi toglie l'ispirazione. Cerchi di capire. Giusto! Perché non mi è venuto in mente prima? Scusate se vi ho fatto attendere, passiamo alla terza attrazione! L'uomo dalla testa più dura del mondo, noterete voi stessi la resistenza. Cerca di colpire le sbarre di ferro dietro di me. Un po' di silenzio, prego! Naturalmente è accaduto ciò che temevo, ecco! Boyaki! Boyaki! Non fare così! Sento come un peso sulla testa! È normale, Boyaki, vedrai che ti passerà! Sei stato davvero molto bravo! Salve, sono Dottor Bay, inchinatevi! Sì, signore! Ho delle nuove informazioni sulla pietra d'Ocrostone. Posso crederci, sa dove si trova? Ho saputo da fonti sicure che è stata nascosta durante il periodo in cui il Giappone era in guerra ed esistevano ancora i samurai. Dottor Dr. Bay, non dica che adesso dobbiamo andare a fare la guerra anche noi, oh no? Mi dispiace tanto, ma non posso, e poi non ho portato neanche l'elmetto. Non ho voglia di andare nel passato, voglio restare qui. Non vi preoccupate, non ci sono problemi. Dovete solo usare una scatola magica che vi permetta di viaggiare nel tempo. Quindi non ci resta che costruire una scatola magica. E suppongo che questo compito sia mio. Esatto. E mi raccomando, non commettete errori. Non voglio sentire scuse, sono stato chiaro? Ed ora mettetevi al lavoro, via! Sì, signore!
Hai sentito? Si preparano addirittura per fare un viaggio nel tempo. E noi che cosa aspettiamo a costruire una macchina del tempo? Andiamo! Buona fortuna! Guardate, Mr. Docrobè si è trasformato in un fiore e non è esploso. Vedrete che questa volta ci andrà bene. E mettiamoci al lavoro! E intoniamo il nostro inno. Ure tagliatese! Attamaino! Non sarà poi anche Partenza! Agli ordini! Agli ordini! Nel frattempo, alla base Yattaman si lavora per trasformare Yattapesce in una macchina del tempo. È calata così all'improvviso. Sapete, è la prima volta che vedo una nebbia così fitta. Ah, sì, è proprio strano. Ma non importa, adesso ci penso io, Non capisco come siate riusciti ad arrivare fin qui. Io sono il samurai Saiko. E voi chi siete? Ehi, ma che bell'uomo! Chi se l'aspettava? Non si distragga! E lei cerchi di essere meno bello d'ora in poi. Mi sembrate gente simpatica. Sono convinto che potreste esserci di grande aiuto. Signor Samurai, personalmente muoio dalla voglia di aiutarla, ma devo prima renderle noto che siamo qui per una missione. Vede, noi stiamo cercando la pietra Docroston. Non sa dove sia, per caso? Docroston? Deve essere quella pietra. Chissà se siamo capitati nell'epoca giusta. Lo spero proprio. Oh, c'è qualcosa di strano nell'aria, non senti, Ganchan? Meglio non rischiare inutilmente, rientriamo. Siamo circondati dalle fiamme. Presto, il servizio antincendio. Il fuoco si è spento. Ce l'abbiamo fatta, Janet. Ho perduto. E me ne rammarico perché è la prima volta in tutta la mia vita terrena che mi succede una cosa del genere. Cosa? Ma lei allora è il famoso Sasuko. Certo, sono proprio io. Ma come fate a conoscermi? In quale scuola siete andati? Non credo che tu la conosca. Diciamo che sia la scuola degli Yattaman. La scuola degli Yattaman. Questa spontaneità non può essere che di una principessa. Nessuno mi ha mai detto che potrei essere una principessa. Vorrei chiedervi un favore. Potreste prestarmi quella vostra strana macchina? Devo trasportare un'importante pietra fino ad Osaka e non so come fare. Si tratta forse della pietra Docroston? Io non so come si chiami, ma so con certezza che ha dei grandi poteri e mi è stato ordinato dal mio signore di trasportarla fino ad Osaka. Noi sappiamo che potrebbe essere impiegata per scopi pacifici, ma purtroppo i nostri nemici la stanno cercando per fare la guerra. Io ho degli ordini precisi. Ti prego, dacci quella pietra per il bene dell'umanità. Cerca di capire, non ci saranno più guerre così. Io non so come fare, però non posso deludere una graziosa principessa. Ma certo! C'è una soluzione! Se tu mi sposassi potrei regalarti quella pietra. Non è possibile! Oh, non potrei mai rifiutarle questo favore! Faremo ciò che lei vuole! Le prometto che porteremo quella pietra, sì. Oh, Miss Dronio, la prego, non perda la testa. Quella pietra serve a noi, non gliela possiamo dare, ecco. È vero, lei si è fatta abbindolare da quel bel tipo. Non avete capito che sto facendo di tutto affinché lui ci porti dove è nascosta la pietra Docroston?
riesco proprio a capire come gli sia saltato in mente di volermi sposare. Sei libera di fare quel che ti pare, non me ne importa né di te né di lui. Ma Ganchan, che dici? Non ti preoccupare, è normale. Chi ti ha dato la patente? Ah, Mistronio, lo sa che quando si arrabbia è molto più bella. Quella è la banda Dronio. Tu sei Sasuko? E tu sei Saiko, eh? Oh. Che fine hai fatto? Stai bene? Certo. Insomma, che cosa sta succedendo? Hai visto, Ganchan? Quello deve essere il grande samurai Saiko. Vi consiglio di andare via. È inutile che ci proviate, tanto la pietra d'Ocruston sarà nostra. Stai mentendo. Sasuko ha promesso che la dava a noi in nome della pace. Dispiace per voi, ma non è una cosa possibile. La banda di Dronio trasporterà quella pietra fino a Osaka e io la proteggerò. Saiko, fallo in nome della pace del mondo. Da quella pietra a Yattaman. Cosa hai detto? Non tradirò mai il mio signore. Non ci resta che combattere allora. Ehi, bisogna dire che hanno una maniera di combattere alquanto originale. È proprio vero. Come hai osato tradire il nostro signore? Non fanto per la pace nel mondo! Adesso basta! Che cosa vuoi? Fermatevi, vi prego! Toglietevi di mezzo! È inutile stare qui a perdere dell'altro tempo. La pietra d'Ocruston dovrebbe essere sicuramente dentro una caverna. Andiamo a cercarla! Agli ordini! Dove stanno andando? Muoviamoci! Muoviamoci! Che strano, perché se ne stanno andando? Mi hanno lasciato qui! Non è giusto! Finalmente ce l'abbiamo fatta! Yatta! Non cantare vittoria troppo presto! Yatta! Il male non vincerà finché esisteranno gli Yattaman! Così impara a dire sempre la parola porta sfortuna, ecco! Nessuno riuscirà a vincere la forza del bene! Non avrete mai quella pietra! Ciao, ciao! Non ci sfuggirete! Ed ora noi due! Come osano spararci contro! Avanti, contrattacchiamo! Ehi, non si vede più niente! Possiamo più muoverci. Presto, passami il tonico. Qualcosa non va, non riesco ad aprire la bocca. Cosa facciamo, Ganchan? Questo, ho un'idea grandiosa. Il tonico comincia a fare effetto. Non sono proprio a che pensare, ogni puntata ne inventano una nuova. Tu che faresti in una situazione come questa, eh? Oh, se loro usano i pesci, noi useremo gli uccelli. Cosa vuoi dire? Ecco, stia a vedere, Questi uccelli sono ghiotti di pesce, non vedono l'ora di mangiarseli in grande quantità. Scheletrino, scheletrello, dai il segnale col martello, picchia, spingi, fa qualcosa, ti regalerò una rosa. Speriamo che questa volta funzioni. Io mi preparo spiritualmente. Che portento! Oh, le
Leonardo da Vinci non era che un povero dilettante al mio confronto. Tra poco torneranno con i prigionieri. Ottimo lavoro! E ora posate il malloppo. Gli Yattaman in questo momento sono completamente indifesi. Com'è fresco questo pesce! È vero! Mi è venuta voglia di farmene una mangiata. Quanto viene al chilo? Oh, le farò uno sconto. Va bene, 15.000? Oh no, è troppo caro. Al mercato lo trovo molto meno. Va bene, facciamo 10.000 al chilo, eh? È troppo! Oh no, non è possibile. I pesci ci stanno attaccando di nuovo. Maledizione! Oh! Presto, boiacchi, usciamo dalla macchina con la pietra d'Ocroston! Subito, mi sdrogno, la porterò in salvo! Ehi, ma questa scatola contiene solo della polvere nera! Ma non è altro che sabbia! Oh, non è possibile! Abbiamo perso anche in questa puntata! È inutile cantare vittoria troppo presto! Ehi, quelli cosa vogliono? Abbiamo saputo qual era il vostro sporco piano. Sarà peggio per voi. Sappiate che non sopporto i tradimenti. Non riesco più a vedere niente. Mi sento tutte le ossa rotte. È tutta colpa tua. Non ne posso più. Che donna tremenda. È più tremenda della più tremenda donna del mondo. Che delusione, Janet. Quella pietra non era la Docroston. Non te la prendere così. Sarà per un'altra volta. Sasuko, non vuoi più sposare la principessa? Quella principessa sarà di certo più felice con Yattaman piuttosto che con me. Hai ragione, credo sia meglio partire ora. Sì. Addio, principessa! Addio, Sasuko! Forse ci rincontreremo in un'altra vita! Oh, su, non fare così, boiacchi! Boiacchi! Svegliati, dobbiamo lavorare, presto! Ma allora era soltanto un sogno! Oh, che fortuna! Questa volta non ci punirà nessuno! Certo che no! Non abbiamo ancora cominciato la missione, quindi non può punirci! Silenzio! Brutti fannulloni, buoni a nulla e combina guai! Inchinatevi! Sì, signore! È il momento della punizione! La punizione? Non è giusto, era solo un sogno! Ed ecco il prossimo numero! Sul sipario! Farò a pezzi tre persone contemporaneamente! Non mi piace questo spettacolo! Dove andate a finire la mia pancia? Datemi subito il mio ombelico, sì! Voglio andare subito via da questo posto! Telespettatori che mi state guardando, cercate di chiudere un occhio. Spero di tornare presto quello di prima. Anche questa volta la giustizia ha trionfato. Yatta! Yatta! Yattaman!